Comunque, io e il mio computer abbiamo avuto insieme l'influenza. Io ho perso un chiletto con questi 2 o 3 giorni di letto forzato e lui ha perso la memoria invece, se n'è andato. Per cui avevo preparato un sacco di diapositive, di cose, non ho potuto portare. Vengo rimediato da piccoli scavi archeologici tra i miei DVD, ho rimediato qualche cosina, ma quindi il discorso originale e originario è andato forse bene dire, magari la prossima volta. Allora, premesso ciò, i miei colleghi, che appunto mi hanno preceduto, hanno molto esaudientemente affrontato le problematiche che gli competono, quindi soprattutto fa materia nuova. Io dovrei parlare di frequenza, però tu perché se ne è parlato tantissimo in tante occasioni, ci sono abbastanza pubblicazioni divulgative e stanno per uscire finalmente, dopo tanti anni, due pubblicazioni scientifiche a cura dell'Accademia dei Licei. Due pubblicazioni che riguardano due templi, essenzialmente due templi, le Domus e le Terme, verranno successivamente. Però il titolo del mio intervento, Frigerio fa perdere nuova terra, sembra che dovete parlare di tutta la storia del mondo, è che io vorrei fare un intervento sia archeologico ma anche politico, non in senso elettorale, ma politico in senso antico, cioè vorrei parlare anche della valorizzazione di tutto quello che noi abbiamo, perché parlarne in queste occasioni va benissimo, però poi usciamo valorizzazione, tra l'altro io vedo anche il mio carissimo amico e collega di noi tutti, Carlo Molli, ispettore della soprintendenza, che ahimè ha aumentato la dicitura, però ha ridotto la potenzialità di intervento. D'altronde il ministro della malasanità, che è dei mali culturali che abbiamo, sta cercando mondo suo di riformare tutto, però purtroppo se va a far benedire la valorizzazione, la vera cultura, che non è, guardate, il numero dei visitatori. Mi spiegano i miei amici a Roma che sì, sono aumentati il numero dei biglietti staccati, ma quelli gratuiti, anche gratuiti, ok? Perché con le prime domeniche del mese, col FAI, tutte queste arrivano migliaia e migliaia di persone che non pagano, però i visitatori sono aumentati. E vabbè, diciamo questo perché sto scadendo nella politica, quella preelettorale, che non è nel mio intento. Fregelli, comunque, vedete questa cartina, è un po' confusa, però c'è un po' tutta la situazione archeologica conosciuta, con il rosso, la Via Latina, con vari diverticoli, vabbè, che univa Roma a Fregelle all'inizio e fino a Capua, e tutte le altre città. Comunque, passiamo un attimo alla seconda, non la seconda, all'ultima, in una diapositiva che ho prestato, ecco, la prima, dietro, no, quella dietro, questa qua, che avevo prestato Angelo, amico sia. Vedete un po' la situazione delle evidenze archeologiche, Fregelle, Fabbratera Nova, Aquinum, la via Pedemontana, e cos'era questa via? Prima che arrivassero i romani in zona, questo l'hanno puntualizzato tutti, Corelli e tutti quelli che si sono occupati dell'archeologia del territorio. La valle del Sacco del Piride è una valle estremamente importante perché è una via naturale tra il nord e il sud, no? Di qua e di là ci sono catene di montagne, più giù, verso ovest c'è il mare. Per cui era una via intanto occupata da popolazioni preromane, di volsci famosi, però era una via utilizzata per il transito, per esempio, degli Etruschi, che sappiamo avevano delle colonie in Campania che erano state fondate per frenare in qualche modo la colonizzazione greca in Campania. E gli Etruschi, sì, andavano via mare quando si poteva, quando non si poteva, passavano. Transitavano attraverso la valle del Nile e del Sacco, anche la valle di Comino. Perché?
così a nord, vedete, lì c'è una via Pedemontana, no? Prima che arrivassero i romani, che hanno inventato le strade, come noi le conosciamo, questa è un'invenzione romana, come gli anfiteatri e come i teatri non appoggiati alle colline. C'era una viabilità, perché l'economia era basata sull'allevamento del bestiame, per cui c'era la necessità di spostarlo, e ci si spostava su vie cosiddette pedemontane, cioè non ci si muoveva in pianura, perché le pianure erano occupate da boschi, si impantanavano e non avevano delle direttrici, non erano sicure, mentre i trattori di montagna sulle montagne permettevano di transitare praticamente quasi con ogni tempo. Una di queste, la via Pedemontana, era molto importante perché collegava Cassino, passando sotto Rocca Secca in pratica, entrava al bivio dei Fraioli, chi lo conosce, e passava dietro Rocca d'Arce, da Rocca d'Arce poi raggiungeva Arpino. Dietro Rocca d'Arce c'era Fregene, che non è quella che conosciamo e che mi fido ad andare a visitare. Era la Fregene dei Volsci, con la rocca, con l'Arx, ancora c'è il toponimo Arce, punta Rocca d'Arce, con l'Arx che stava sulla sommità della collina. Possiamo andare sulla seconda? Devo andare un po', sì, questa, velocemente. Questo è il tratto delle mura poligonali di Rocca d'Arce, poi un'altra successiva, questo è Arpino, davanti, sì, Arpino, e questo è sulle mura, un tratto delle mura poligonali dell'Arx di Aquinum, no? Trovate da me i Quarelli durante un'escursione su Monte Asprano. Questo è un tratto invece di scavo della Via Latina, che è un drone, dovrebbero esserci, mi sembra inciso, abbiamo trovato anche non ci sono, ma lo possiamo per dire, perché è importante poi per concludere, anche a Falpaterra, però l'amico Molle mi ha pure pubblicato, ci sono tracce di cinte murarie, una poligonale, un po' dappertutto, quasi ogni collina qui nella zona ha la sua brava più o meno grande cintura in opera poligonale. Sono preromane, sono romane, gli scavi lo diranno, però è una caratteristica della zona, non solo di questa, ma un po' anche del Molise e dell'Abruzzo. Ci sono delle pubblicazioni specifiche su questo. Qual è l'importanza dell'arrivo dei romani? Che loro sconvolgono tutto l'assetto viario, praticamente inventano la Via Latina, portano la Via Latina da Roma a Capua, lungo la Via Latina fondano due colonie in questa zona, Fregene e Interamnerirenas, contemporaneamente, anzi un po' prima, fondano altre colonie a Sora e a Alba Fucens, quindi controllano la via che va dall'Abruzzo al centro e poi al mare, e poi quella che va da Roma al sud. Quindi è un discorso molto strategico che fanno, anche molto economico, perché brevemente l'economia si sposta, l'economia della zona si sposta tutto in pianura, è tutta Fregene. Quando c'era Fregene non esisteva la Frateria Nova, naturalmente Aquinum non era così importante ancora. Fregene è stata importante per tantissimi motivi, non solo archeologici, cioè di materiali, che sono molto poveri, ma sono i materiali con cui era costruita Roma al tempo di Annibale, al tempo dei Gracchi. Io vi invito a venire a visitare il museo di Cefano, che è aperto tutti i giorni, tranne le domeniche, la prima domenica del mese, quindi domenica prossima mattina anche sarà aperto per le visite gratuite. Perché è importante? Perché noi non conosciamo materialmente molte situazioni di età medio repubblicana. A Fregene vediamo come era fatta una città di quel tempo e come era fatta presumibilmente anche Roma, che non era quella dei marmi di Augusto, ma non era quella degli edifici incredibilmente americani in qualche modo. Era una città che non sapeva ancora che sarebbe diventata.
diventata così forte, così importante, e che ha rischiato spesse volte di soccombere, per esempio, all'anemia. Però credo che poi l'Alto Medioevo, se ne è occupato Angelo Nicosia, però l'Alto Medioevo e il Medioevo ha tenuto conto di questa situazione, cioè Frugello e poi Fabrateria Nova qui non hanno goduto di questa comunicazione diretta con Roma e con il sud d'Italia, dove allora c'era la civiltà, non stava al nord. E per cui Aquino è diventata così importante, Fabrateria è stata addirittura un martire, ma anche nel Medioevo, soprattutto quando ci fu il periodo di Avignone, per cui il Papa dovette andarsene da Roma, l'economia di Roma decadde, no? E molta popolazione si sparse per il Lazio, soprattutto le comunità ebraiche. A Ceprano, tutto il Lazio meridionale aveva comunità ebraica, a San Giovanni in Carica c'era ancora via della Giulia. Abbiamo trovato con l'amico architetto Martini una pianta di Ceprano del 1830 con i toponimi. Perché che è successo a Ceprano come in tanti altri posti? Le comunità d'Italia hanno cambiato tutti i nomi, per Emanuele, Mazzini, Cavour, chiaramente. Iniziare già allora una certa nuova politica e si sono perse tutte le informazioni. Invece abbiamo ritrovato queste cose anche a Ceprano, c'era la Chiesa della Giudia che stava giù vicino alla Chiesa dell'Annunziata, forse a fianco, proprio alla Chiesa dell'Annunziata. Ma perché dico questo? Perché intanto non pensavo che Ceprano ci fosse, anch'io sono mezzo cepranese, non pensavo ci fosse una comunità ebraica, invece era. Finché c'è stata, poi quando è tornato il Papa sono ritornati tutti a Roma, naturalmente. E addirittura c'è stata una famiglia molto famosa poi a Roma che dava i Natali a un poeta del Dolce Stinnovo, amico di Dante Alighieri, che ha scritto addirittura una parodia dell'inferno, no? In ebraico, è uscita la traduzione anche in italiano, diciamo, su tre volumetti. È una parodia un po' anche ironica, non seria, no? Cioè non era un attacco, erano anche amici peraltro, capito? La famiglia Zifroni, che ancora Zifroni che dovrebbe significare Ceprano, proprio forse nella parlata ebraica del tempo. Però andando un po' a concludere per quello che invece mi interessa, che come direttore di un museo. Primo, io vedo qua che la presenza dell'assessore alla cultura di Ceprano e sono 25 anni che sono direttore gratuito del museo e devo dire che comincio un po' a respirare un'aria nuova, un dolce stil nuovo nella gestione del museo perché prima non se ne poteva, cioè era chiuso di fatto. Adesso non è che può fare tante cose perché ci vogliono soldi per fare le cose, ce ne vogliono tanti. Forse a costo zero ci sono rimasto io, Angelo Nicosia e qualche altro. No, però scherzi a parte, io vorrei proporre, visto per esempio che tutto il numero di opere poligonali della zona, di trovare qualcuno che le studi, che le riunisca in un unico volume, in un unico studio. Ci sono già degli studi di base sulle opere poligonali, da Ladri fanno un convegno annuale, ma anche prima gli inglesi se ne sono occupati. L'idea della borsa di studio è un'ottima cosa, perché vedete la cultura va benissimo quando è fatta così come la stiamo facendo noi, ma a mio parere va fatta in modo strutturale. Io faccio sempre l'esempio, un po' così allegro, del Carnevale di Rio. Il profano vede solamente la sfilata, no? Tutta bella, così, grande confusione, grande musica, ma poi si preparano per un anno. C'hanno le scuole di samba, c'hanno le scuole per i coreografi che ci lavorano già il giorno dopo cominciano a lavorare. Quella è cultura popolare, musicale, come vi pare, ma così si fa cultura, con azioni strutturali, organiche. Le scuole, ci sono 180.000 studenti,
nella provincia di Frosinone, solo Frosinone, se solo il 10% visitasse i luoghi, non dico solo il museo di Cefrano, gli altri luoghi, sarebbe un grosso successo, capito? Non quello dei biglietti staccati. Per cui io sono andato nelle scuole talvolta a fare delle conferenze e devo dire, ahimè, che sono proprio gli insegnanti meno interessati a queste cose. Io profondo, e mi profondo, per fare queste cose, queste riunioni con gli insegnanti, perché sono loro che poi devono trasmettere ai bambini e agli studenti l'amore, se li va, l'amore per le radici, per quello che... e fare delle iniziative durante l'anno scolastico che poi sfocino. Il comune diceva che ha aumentato già da 2-3 anni il premio Pregelle, no? Per persone o attività che in qualche modo portino un po' di visibilità alla zona, gli studi della zona, è già una buona cosa questa, però bisognerebbe estenderla a tutto l'anno e a tutti i, tra virgolette, clienti. Poi molti di questi magari diventeranno pure archeologi un giorno, ma questo non sa, io al museo non vedo giovani di Cefrano, ma neanche di altri. Ogni tanto vengono dalle scuole, dalle scolarecce, sì, ma sono cose sporadiche. A me piacerebbe vederle, capito, quotidianamente le scolarecce che vengono, non solo da me, di tutti gli altri musei, capito? Altrimenti il lavoro che fanno, facciamo noi, ma che fanno anche i colleghi, rimane per una piccola elite, no? Che insomma, d'accordo, però non serve. E poi ecco, alimentare la discussione, il dibattito è importantissimo, che da lì escono fuori le idee, capito? Quindi quanto mi è rimasto? Accennato lei all'assedio di Fregelle, per esempio i tedeschi, e poi cinesi e giapponesi. I giapponesi sono interessatissimi non solo a Fregelle, ma a tutta la nostra cultura. Assolutamente. Ce la vorranno comprare. Ce la vogliono donare. Io faccio secolo cinese in Giappone, ci riandrò adesso a marzo, no? E sono interessatissimi. Anche l'università è un. Ma tu parli veramente giapponese o sei il traduttore? No, parlo giapponese, però non a livello così tecnico, perché poi fanno le domande, faccio un'introduzione, ringraziamenti, così, ma ci vado da più di 10 anni ormai. E anche in Cina ho cominciato, però lì c'è un altro discorso. I cinesi vogliono eccellenze in tutto, anche nel campo dell'archeologia, mi hanno contattato, e vogliono che si cominci a... perché loro hanno dipartimento di archeologia, Pechino, in tutte le altre città, però la loro archeologia l'hanno scoperta da poco, perché loro a 70 anni niente, anzi hanno distrutto assolutamente. Pechino aveva le mura come le mura di Roma, le mura aureliane, no? Le hanno distrutte quei tempi per farci su un rapporto. Questa era la situazione, ma adesso lo stanno prendendo, no? E vogliono conoscere le tecniche nostre, vogliono conoscere le quindi c'è molta attenzione. Noi invece, io non vedo questa stessa attenzione tra di noi, non tra di noi, perché voi ce l'avete ovviamente, però ripeto la scuola, però sono le mie funzioni. Se possiamo se potessimo bypassare questo argomento, godiamoci tutti i giorni, però lo dico in modo propositivo, sì, no. Perché guardate, i giovani sono interessatissimi quando li metti davanti a dei fatti così. A Cefrano abbiamo peraltro sempre per me l'assessora dico io, convertito al femminile, che è anche uno scavo simulato per i bambini ovviamente delle elementari, si divertono la mattina, certo. E imparano un paio di cose, che trovare un oggetto non è così semplice, secondo non bisogna trovarlo e poi metterselo in tasca e portarlo a casa, si consegna al museo, viene schedato, viene studiato, eccetera eccetera. Anche queste piccole cose vanno bene, però mi piacerebbe farlo in modo, ripeto, strutturale. Cioè, non l'adatto. No, è il cerebro, che già non lo dimenticato.
Vabbè, io momento, perché però mi piacerebbe se ci fossero delle domande, sugli interventi precedenti, naturalmente. Prima delle domande vogliamo